sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Siamo brillanti come eravamo 20 giorni fa, un mese fa. Stiamo accusando un po', forse anche la pressione che stiamo arrivando ai playoff, quindi giochiamo con tanti giovani. Questa roba qua magari, sai, questa la paghi sotto certe situazioni. Anche se secondo me è una partita che la potevamo vincere tranquillamente se non succede quello che succede. Se non succede la punizione, perché lui è in vantaggio e in quella situazione deve solo temporeggiare. Deve solo temporeggiare, ma è così tranquilla la cosa. Però Ricci è un giocatore che è così, deve crescere, è un 2001, è un buon giocatore, si farà. E si farà anche sugli sbagli che si possono fare. Marcello Villani, insomma, vai. Beh, hai già dato una spiegazione, però comunque Ricci si vedeva che stava per prendere sto benedetto giallo, perché entrava sempre. Lui non è uno che riesce a ragionare molto. È un istintivo, per cui non dovevi cambiarne quattro, secondo me dovevi cambiare Ricci. Ne devo cambiare uno, però sai, molte volte certe situazioni li porti un po' più avanti, perché poi magari è entrato Sparandeo e anche lui è un altro che quando entra non è che si controlla molto, quindi forse era giusto farla 5 minuti prima, però... Parlavo con il mio staff e dicevo questo, purtroppo... In certe situazioni le letture magari puoi fare, magari quella lettura la puoi fare due minuti prima e non succede niente, però non siamo stati brillanti, perché anche nel secondo tempo palleggiavamo tic tic toc tic tic, quando noi siamo una squadra che ripartiamo bene, quando giochiamo in verticale. Oggi siamo stati bravi ad andare in vantaggio. Abbiamo sbagliato 3-4 scelte incredibili. Una con Kraja al primo tempo, che se gli mette la palla a Buso lo mette in porta. La seconda con Nepi, che mette in porta. Però sono letture che magari in 2000 o 2001 non riesce a farlo. Ecco perché magari certe situazioni possono succedere. Magari due mesi fa Kraja faceva la giocata e la faceva giusta. Oggi magari è un po' appannato, un po' così, ma ci sta. Quindi non posso dirgli niente, i ragazzi secondo me ci stanno portando, ci hanno fatto arrivare ai playoff, è normale che dobbiamo arrivare quinti, domenica andiamo a sesto, ci giochiamo la partita della vita, poi se vinciamo e arriviamo quinti siamo felici, però ci prepariamo per i playoff. In questo momento si sente in maniera incredibile l'assenza di giocatori come Capoferri, come Giudici, come Nesta. Noi abbiamo fatto la nostra fortuna sulle fasce e quando non ripartiamo siamo una squadra normale, siamo come il Serenio, come tutte le altre squadre che lottano. Quando ti mancano questi giocatori noi facciamo fatica, Ganze non fa gol e quindi siamo un po' così, però li recuperiamo tutti, perché cercheremo di recuperarli e poi ci giocheremo questi playoff o da quinti o da altro. Sì, mister, non credo infatti avessi preparato la partita con l'idea di giocare, gestire i tempi, perché non è il vostro calcio. Non è il vostro calcio. Però quando giochi con Morosini è un giocatore di palleggio, e quindi quando tu giochi con Kraja e Masini, che sono due giocatori che attaccano sempre, quindi è diverso. Morosini è più un palleggiatore e a lui gli piace palleggiare di più, e certe situazioni quando ci siamo abbassati 4-5 volte perché lui gli piace venire giù, prendere palla, giocare corto, però Moro ha fatto una gran partita, ha fatto 60-70 minuti di calcio importante, noi dobbiamo giocare in verticale, perché la nostra forza è stata l'unica nostra forza, però oggi se noi giochiamo quel modo di calcio non siamo il Lecco che ha fatto tutti quei punti. Noi siamo una squadra che dobbiamo giocare sempre in verticale, con gli esterni che spingono come dei dannati, e poi là davanti Ganz o chi per esso fa gol e vinciamo le partite. Anche se secondo me dietro non abbiamo mai rischiato.
Vai, Walter, no, volevo una cosa tecnica, perché chiaramente Masini sulla destra ha tenuto nel suo ruolo, però io non lo metterei mai. Esatto, io volevo dire questo io. Perché secondo me perdiamo. No, no, si perde. Devo restando che Morosini è un buon palleggiatore, però obiettivamente è un altro passo Masini. Quindi comunque regaliamo parecchio gli avversari a questo punto. Allora, per come vedo il calcio io, è normale che i miei due, quelli che ci hanno portato in paradiso fino adesso, sono stato Craia e Masini. Non la togliendo agli altri, perché sono giocatori importantissimi, fanno parte di una rosa importante, ma loro hanno dalla loro la gioventù, la freschezza e soprattutto hanno la corsa, che magari Lora e Masini sono più giocatori di palleggio, di equilibrio e magari hanno un altro tipo di calcio. E quindi se ho messo Masini là, se avessi avuto anche Vasic al 100% avrei fatto la scelta Vasic e Busio, ma siccome Vasic anche quando è entrato non sta bene perché c'è una caviglia che è quanto un melone, avevi fuori Nesta, avevi fuori... Sono contento di aver recuperato Porro, perché è entrato molto bene e potrebbe essere l'alternativa a Busio quando cala, quindi... Vai Fiorenzo. Ecco mister, cosa ti ha amareggiato in particolare del risultato della partita di oggi? Nell'atteggiamento eventualmente, se c'è stato qualcosa che ti ha detto? No, quello che ho detto a fine primo tempo è stato che sembrava che noi ci dovevamo salvare e loro erano al posto nostro, perché eravamo nervosi. Cioè non bisogna essere nervosi, no? Perché se tu senti la pressione in una partita così, noi dobbiamo essere liberi di giocare. Poi se vinciamo, bene, ma se giochiamo con la pressione che se non vinciamo, no. È quello che abbiamo parlato negli spogliatoi. Non si può avere questa ansia di prestazione, no? Giochiamo, divertiamoci. Abbiamo fatto veramente delle cose incredibili e se noi giochiamo con le pressioni non siamo una squadra che possiamo reggere, ma perché non abbiamo i giocatori per fare questo tipo di... non abbiamo giocatori, capito, che se là c'hai un giocatore esperto che fa il terzino sinistro, cioè Malgrati non si fa mai espellere perché è in vantaggio, temporeggia e gli dà la copertura, magari fa punizione, però non, capito, non entra parabam. E lui quando arriva o prende palla, o prende il tifoso, o prende due. Però è un giocatore importante, per noi ha fatto delle grandissime partite, quindi è un giocatore che ci può stare, che fa qualcosa. Davide, per la tua? Sì mister, adesso si gioca tutto veramente all'ultima giornata e probabilmente non dipenderà neanche tutto da voi. C'è questa cosa in più rispetto ad oggi. Dipende dalla testina e dal coso. Abbiamo tutte e tre partite difficili perché il Sud Tirol deve fare risultati a tutti i costi, perché se vince il Padova il Sud Tirol, anzi forse la figura più facile ce l'ha l'Ecco, ecco. Secondo me sulla carta siamo noi quelli che abbiamo la partita, però dobbiamo stare sereni, dobbiamo ritrovare quello spirito goliardico che abbiamo avuto, quella serenità, no? Di giocare, di fare le cose semplici. Craia 20 giorni fa quella palla gliel'avrebbe messa così senza guardare, guardava da una parte e tu me la metteva a busto. Oggi sente un attimino un po' di più questo tipo di pressione, ma ci può stare. Altre domande? Sì, su Tardini avevi detto ieri che sì, però la situazione contingente te l'ha impedito. Non ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo anche gestire le ammunizioni perché andiamo a sesto, abbiamo 5-6 giocatori diffidati, quindi anche là il dispiacere più grosso è che volevamo dedicargli questa vittoria al nostro vecchio, al nostro presidente, ma purtroppo gli regalano un paio. Poi lo senti, ma mister cazzo, se vengono squalificati non posso. Buongiorno mister, buongiorno. No, solo se il fatto che la Prosesto comunque al di là del fattore campo tranquilla, se può agevolarvi questo nella partita di settimana prossima o se può essere controproducente dal punto di vista proprio dell'approccio alla gara. Noi siamo una squadra che non possiamo pensare, perché non siamo una squadra esperta e abbiamo giocatori che dicono vabbè, allora siamo maturi per dire andiamo là, dobbiamo fare... Noi siamo giovani e quindi di conseguenza molte volte la gioventù ti può fare delle grandi situazioni che magari ti può fare il contrario. Quindi cercheremo di fare le cose giuste
è normale che noi ci stiamo allenando per i playoff, perché io devo cercare di portare a casa la formazione migliore per quando giocherò i playoff, quindi devo recuperare i giudici, devo recuperare i giocatori che ci hanno dato tanto per, come, in, per quello che facciamo noi. Dobbiamo recuperare Ganz perché magari si sta sbattendo troppo, nel senso che sta correndo e non è molto lucido in zona gol, anche perché gli è arrivato poca, neanche una palla giocabile oggi. E quindi avendo i giocatori che stanno bene sugli esterni, Ganz ne beneficerà sicuramente al 100%. Direttore, purtroppo chiudete due partite interne consecutive abbordabili, diciamo così, giocabili, con solo un punto all'attivo, e oggi direi un pomeriggio comunque amaro, perché penso che vi aspettaste qualcosa di più. Ma sicuramente, perché comunque volevamo portare a casa la vittoria, perché fino a prima della partita comunque il vantaggio era della nostra. Adesso vincere potrebbe non bastare, però dobbiamo fare un ultimo sforzo. Ci dispiace anche perché, insomma, sapete il fatto del presidente che comunque è in ospedale, volevamo vincere per dedicarla a lui, però purtroppo il calcio è fatto anche di episodi e va bene così. Altre domande? Sì, sullo stato fisico della squadra, insomma, a un certo punto sembrava non correre più. Era il caldo, va bene. Ma io non credo, perché in 10 ho visto una squadra in 10 che ha provato anche a vincerla. Secondo me la partita, se non ci fosse stato quell'episodio negativo dell'espulsione di Enrici e poi della, diciamo, tra virgolette, dell'infortunio di Marco, secondo me la partita si portava tranquillamente a casa. Ci sta girando male, anche col Piacenza secondo me non meritavamo di perdere, però fa parte, insomma, ci sono dei periodi, sono stati delle altre gare in cui forse non meritavamo di vincere, abbiamo vinto, ora invece si sta invertendo un po' la rotta, però è normale. Che bisogna anche dire una cosa: penso che a novembre nessuno avrebbe pensato che oggi Lecco comunque nella peggiore delle ipotesi finirà settimo, che significa fare i playoff, che significa comunque fare i playoff la prima in casa. Quindi penso che a novembre avremmo firmato tutti per fare questo tipo di risultato. In 2 anni abbiamo già superato abbondantemente i 100 punti. Il peccato è stato non vincere in casa, l'ultima in casa non vincere dopo il filotto che si è interrotto col Piacenza, quello è l'unico rammarico. Però ricordiamoci quello che è stato durante la stagione, e quindi bisogna avere entusiasmo. Sicuramente è una squadra molto giovane, come ha detto il mister, una squadra giovane, quindi un po' le pressioni le soffre. Ci sta, e quindi il fatto di dover vincere per forza chiaramente genera un po' di pressione. Noi dobbiamo alleggerirla, perché dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti a novembre con l'arrivo di De Paolo. Altre domande? Vai Davide. Sì, intanto ha già risposto parzialmente ora. A questo punto della stagione, non arrivare quinti per voi, per la società, non sarebbe una delusione? E le chiedo anche se non le sembra un po' di rivedere un po' lo stesso film dell'anno scorso con l'Ecco che arriva molto scarico alla fine della stagione e dopo non affronta i playoff? Ma erano due situazioni diverse. Quest'anno invece la squadra è arrivata a grande entusiasmo. Non è assolutamente una delusione, perché siamo a pari punti con due compagini come Triestina e Provercelli, che hanno delle dinamiche diverse. Noi abbiamo fatto un progetto giovane, abbiamo abbassato l'età media, abbiamo, tra virgolette, ridimensionato, che non è una parolaccia, e quindi per noi arrivare ai playoff è un grande successo. E arrivare, e oggi comunque con il pareggio della Juventus siamo nella peggiore delle ipotesi settimi, a una gara dalla fine, nella peggiore delle ipotesi, secondo me significa tanto. Quindi, no, settimi. Nella peggiore delle ipotesi, dico, domenica, se dovessi andare male, domenica, nella peggiore delle ipotesi finiamo settimi. Quindi significa tanto, secondo me. Paragoniamo quello che è stato il nostro percorso alle altre, dobbiamo solo che essere contenti. L'anno scorso era una squadra che a 2 gare dalla fine poteva arrivare terza, aveva totalmente un'altra situazione, ed era una squadra anche che avevamo deciso di giocare l'ultimo periodo con tutti over, quindi era una scelta societaria di provare a fare il miglior risultato sportivo. Quest'anno hai delle dinamiche completamente diverse, quindi se qualcuno rimane deluso, problemi suoi. Io vedo le cose in maniera obiettiva e credo che
con tutti questi giovani in campo che si stanno valorizzando, poi fanno i loro errori, perché ci sta, l'altra volta col Trento ha fatto un errore di Vasic, stavolta è toccato a Enrici, ma quando fai un percorso con i giovani è fisiologico che fai degli errori, devi metterlo in conto che alcune partite, come c'hai un grande entusiasmo e un grande ritmo quando vinci contro le grandi squadre, per esempio come col Südtirol, che eravamo contati eppure abbiamo tirato fuori una grande prestazione, ci sta che in alcune gare paghi l'inesperienza, ma questo è un percorso. Chiaro che se non accetti che durante il percorso si possano qualche giocatore compiere degli errori, allora vuol dire che non puoi fare un percorso con i giovani. Il nostro percorso è totalmente diverso rispetto ai competitor con i quali stiamo a pari punti, è un discorso, le altre si sono tutte rinforzate prendendo dei vecchi importanti, noi ci siamo rinforzati prendendo dei giovani importanti e credo che la cosa sia diametralmente opposta. Ecco, la situazione, oggi è mancato il presidente che non sta bene, l'ha sentito dopo la partita? L'ho sentito durante la gara, poi l'ha sentito anche il direttore generale, poi tanto lo saluto mediante questa intervista, poi comunque lo chiamerò. Altre domande? No. Vorrei capire se, come ci commentate le voci sui nomi usciti in settimana, di possibili cessioni. Io non ci penso, perché io sono arrabbiato perché volevo arrivare onestamente a superare i punti dell'anno scorso e quindi vi dico questa cosa, perciò io non sto pensando alla posizione dell'anno scorso, che la possiamo migliorare, secondo me la miglioriamo domenica, è la mia idea, per me non ce la facciamo domenica, però detto ciò sono concentrato su questo, il resto sai dipenderà dal presidente, capire, io faccio il mio lavoro. Secondo me l'abbiamo fatto abbastanza bene, basta, il resto sai, ho letto tanti nomi, ma credo che da quello che mi dicono al momento sono tutte chiacchiere, poi valuterà il press, ma credo che ora sia il momento meno indicato per parlare di questo, perché abbiamo l'ultima gara di campionato, poi avremo i playoff e poi il presidente è comunque ancora in ospedale, quindi non credo proprio che conoscendo la voglia del presidente vorrà finire bene e fare un ottimo playoff.